Nella lezione precedente abbiamo appena accennato il modo con cui è possibile calcolare il moto del Sole rispetto al local standard of rest. In questa lezione vediamo di andare un pochettino più in dettaglio per capire effettivamente come è possibile ricavare il moto del Sole rispetto al local standard of rest riferito ad un gruppo di stelle che sono comprese all'interno di una sfera del diametro di circa 100 parsec. Allora, riprendiamo un pochettino il discorso e cerchiamo di vedere le cose con un disegno esplicativo. Allora, abbiamo detto che noi consideriamo il local standard of rest come un punto che sta esattamente sul piano galattico e ruota intorno al centro galattico ad una velocità tangenziale di circa 220-230 km al secondo. Questo punto si trova praticamente alla stessa distanza che ha il Sole dal centro galattico, quindi a una distanza di circa 8-8,5 kiloparsec. Però, a differenza del Sole, che non è esattamente sul piano galattico, ma si trova elevato sopra questo, di circa 15-20 parsec, il local standard of rest sta esattamente sul piano galattico. In più, il Sole ha genericamente un'orbita debolmente ellittica intorno al centro della galassia, mentre il local standard of rest è appunto quel punto che ruota intorno al centro della galassia, però su un'orbita perfettamente circolare. Quindi ci sono delle piccole differenze. Detto questo, vediamo come si può derivare la velocità spaziale del Sole, quindi il moto peculiare del Sole nello spazio rispetto al local standard of rest, perché noi abbiamo sempre detto che tutte le stelle, compreso il Sole, sono dotate di moti propri e peculiari, quindi delle velocità spaziali tridimensionali che sono dirette in ogni direzione. Allora, per poter rappresentare in maniera facile e quindi comprensibile questi moti, ho cercato di creare una figura che rappresenta quello che avverrebbe su un piano bidimensionale, non tridimensionale, perché rappresentare le stelle nello spazio graficamente diventerebbe complicato. Per cui ho immaginato di tagliare questa ipotetica sfera con lo stesso piano galattico e di vedere più o meno dall'alto delle stelle che stanno all'incirca su questo piano galattico, confinate entro una cinquantina di parsec dal local standard of rest. Qui, per semplicità, ho messo soltanto quattro stelle che sono indicate con i numeri 1, 2, 3 e 4 e ho messo anche la posizione del Sole che ovviamente risulterebbe vicina al local standard of rest. Allora, per poter rappresentare le velocità spaziali delle stelle, ho supposto che tutte queste velocità siano praticamente complanari con il piano galattico, cosa che poi nella realtà non è così, perché le stelle hanno delle direzioni spaziali dirette in tutte le direzioni, quindi non sono perfettamente complanari con il piano galattico. Però, per semplicità grafiche, immaginiamo che le stelle si muovano effettivamente per moti propri casuali secondo il piano galattico. Quindi, osservando la situazione dall'alto del local standard of rest, noi vediamo questa situazione. Per cui, in questo caso, noi avremo che la stella 1 avrà una velocità peculiare diretta in questa direzione. Però, se esiste una stella che ha una velocità peculiare diretta in questa direzione, sicuramente ci sarà un'altra stella che avrà una velocità peculiare diretta nella direzione esattamente opposta e con una velocità quasi uguale a quella che abbiamo visto qui. Quindi ho fatto appunto questi casi estremi proprio perché voglio che il tutto
dia poi un moto complessivo di tutto il sistema praticamente nullo. Infatti questa stella si muove in questa direzione, quest'altra, la 3, si muove in quest'altra direzione, la 2 avrà un moto peculiare in questa direzione, la 4 avrà un moto uguale contrario in questa direzione. Quindi intuitivamente, se noi facciamo la sommatoria di tutti questi vettori V1P più V2B più V3P più V4P, vediamo che questa sommatoria vettoriale, proprio perché ci sono delle velocità uguali e contrarie sia come modulo che come direzione, daranno un valore che all'incirca corrisponde a una velocità nulla. E questa sarebbe la velocità peculiare delle stelle viste dal local standard of rest, cioè se effettivamente noi avessimo già determinato la posizione del local standard of rest e quindi noi ci troveremmo in una situazione, diciamo, ferma rispetto al valore medio della velocità di queste stelle, ecco che noi vedremo che la somma delle VDI di P sarà uguale a zero, proprio perché vanno in tutte le direzioni e quindi si compensano tra di loro, dando come risultato finale un valore prossimo allo zero. Però quello che noi effettivamente osserviamo stando sul Sole è una situazione leggermente diversa, perché come abbiamo detto tutte le stelle sono dotate di un moto proprio peculiare e quindi di una velocità spaziale peculiare. E anche il Sole, come tutte le altre stelle, ha una velocità peculiare. Allora, se noi ci troviamo sul Sole, il quale ha una velocità spaziale peculiare diretta in questa direzione, sulle stelle che noi osserviamo, stando sul Sole invece che sul local standard of rest, noi vedremo che queste stelle, a prescindere dalla velocità peculiare che possiedono appunto queste stelle, dicevo, mostrano un moto del Sole riflesso, nel senso che la stella 1 la vedrò avvicinarsi secondo questa direzione con questo modulo che è uguale contrario alla velocità del Sole che ha rispetto a tutto il sistema. Lo stesso dicasi per la stella 2, che mostrerà una velocità parallela a quella del Sole ma diretta nel senso opposto, così dicasi per la 3, così dicasi per la 4. Ma dato che queste stelle non sono fisse rispetto al local standard of rest, ma sono, come abbiamo detto, dotate di velocità peculiari, la 1, la 2, la 3 e la 4, quello che noi vediamo sarà la somma vettoriale della velocità peculiare della stella più la velocità riflessa del Sole. Quindi se noi facciamo la velocità peculiare della stella più la velocità peculiare riflessa del Sole su quella stessa stella, noi abbiamo una velocità totale che è rappresentata come il vettore dato dalla somma di queste altre due velocità, che la chiameremo V1T nel caso della stella 1, V2T, V3T e V4T. Ecco, in questa maniera che cosa succede? Che se noi effettivamente osserviamo questi valori V1T, V2T, V3 e V4T e ne facciamo la somma e dividiamo per n, che cosa otteniamo? Otteniamo esattamente la velocità riflessa del Sole, quindi sarebbe la velocità del Sole con il segno cambiato. Però tutto questo discorso è stato fatto come se questo sistema fosse rigido nell'universo. In realtà tutta questa sfera ruota intorno al centro galattico che io in questa figura ho indicato con la freccia verso questa direzione, proprio perché questa sfera, abbiamo detto, ha un diametro di circa 100 parsec, mentre il centro galattico si trova in questa direzione, ben lontano dalla nostra lavagna. Ebbene, che cosa succede? Che, come abbiamo detto, tutte le stelle, compreso il Sole e comprese tutte le stelle che stanno dentro in questa sfera, oltre ad avere queste velocità peculiari rispetto al local standard of rest, mostrano
una velocità tangenziale, e quindi perpendicolare alla linea stella centro galattico, con una velocità uguale per tutte le stelle, o quasi, di circa 220-230 km al secondo. Quindi, se noi ci troviamo sul centro galattico ipoteticamente, che cosa vedremo? Vedremo che queste stelle si muovono per l'effetto della rotazione galattica di tutto il sistema, ma le stelle stesse si muovono anche di moto proprio peculiare. Per cui in questo caso quello che noi osserveremo stando sul centro galattico sarà nient'altro che la somma vettoriale del moto proprio peculiare della stella, in questo caso la V4P, più la VRG, cioè la velocità di rotazione galattica di tutte le stelle intorno al centro galattico. E quindi io otterrò un altro vettore, che è il vettore somma, che chiamerò V4G. Chiaramente questo discorso lo posso fare per tutte le stelle che sono contenute all'interno di questa sfera. Ma anche qui, se noi facciamo la sommatoria di tutte le VG, che sono appunto, come ho detto, la somma della velocità della rotazione galattica di ogni stella e della velocità peculiare della stella, ecco, se noi ne facciamo la somma e dividiamo per il numero di stelle che prendiamo in considerazione all'interno della sfera, noi otteniamo un valore medio della velocità di rotazione galattica di tutte le stelle rispetto al centro galattico. Ecco, in questa maniera abbiamo schematizzato come avviene il moto delle stelle vicine al local standard of rest. Però tutto questo discorso è puramente teorico, perché poi dal punto di vista pratico le cose vanno un pochettino diversamente. Più in dettaglio, il moto del Sole, quindi quello che poi effettivamente osserviamo da una situazione di questo genere, come abbiamo spiegato prima, ecco, il moto del Sole ovviamente avrà una direzione preferenziale nello spazio, ma questa direzione preferenziale può essere scomposta in tre coordinate, vale a dire, se noi mettiamo il nostro punto di osservazione sul local standard of rest, o quantomeno sul Sole, passatemi questa approssimazione, nel senso che noi in realtà non lo facciamo le osservazioni dal local standard of rest, ma le facciamo stando praticamente sul Sole. Ebbene, che cosa si ottiene se noi osserviamo nella direzione che va verso il centro galattico, oppure nella direzione perpendicolare al centro galattico, o nella direzione perpendicolare al piano galattico, denominato appunto con le lettere U grande, V grande e W grande? Ebbene, noi otteniamo una distribuzione delle stelle, quindi delle velocità delle stelle, che, come potete vedere da queste figure che sono state tratte da un lavoro di Binney e Merrifield del 2008, in cui sono state prese, in questo caso, tutte le stelle che sono state osservate avere un tipo spettrale che va dal tipo O al tipo F, quindi sono 332 stelle della sequenza principale. Ebbene, se noi andiamo a osservare le stelle che si trovano confinate in questa sfera di 100 parsec di diametro, noi otteniamo queste campane che sono, come potete vedere, diverse sia come larghezza che come ampiezza. Cioè, in buona sostanza, noi abbiamo rappresentato sull'asse delle ascisse la velocità delle stelle secondo la componente U, la componente V e la componente V doppia. Diciamo che se effettivamente il moto peculiare delle stelle fosse isotropo e omogeneo all'interno di tutta questa sfera, noi dovremmo ottenere delle curve che hanno una distribuzione di tipo gaussiano, quindi noi dovremmo ottenere delle campane simmetriche, magari decentrate rispetto
allo zero perché il decentramento sta a indicare la componente del moto solare. Visto che noi osserviamo le stelle stando sul sole, il valore medio che ne verrebbe fuori da queste campane sarebbe appunto la componente del moto solare verso la direzione del centro galattico, in questo caso nella direzione perpendicolare, questo nella direzione perpendicolare però al piano della galassia. Ecco, da questa situazione che cosa vediamo? Vediamo che la distribuzione hanno un andamento vagamente gaussiano, ma molto distorto, proprio perché abbiamo a che fare con delle stelle reali. E diciamo che il valore medio che noi possiamo dedurre da queste campane rappresenta la velocità del Sole nelle rispettive componenti, quindi U, V e V doppio. Chiaramente il moto complessivo del Sole sarà poi la radice quadrata di U quadro più V quadro più V doppio quadro, quindi dei valori medi che si sono ottenuti. Però che cosa si vede da queste figure? Si vede che nel caso della direzione U abbiamo una campana, quindi qui in ordinata viene rappresentato il numero di stelle che sono state osservate aventi una certa velocità. Ebbene, questa campana ha una ampiezza che è decisamente più grande delle campane nelle componenti V e V doppio. Però nel contempo ha anche un'altezza inferiore. Quindi si può subito vedere che il moto spaziale delle stelle non è un qualcosa di omogeneo come potrebbe sembrare a prima vista. Questo stesso discorso è stato fatto sempre da questi autori per le stelle invece nane di tipo più avanzato, le stelle K e le stelle M. Qui sono state prese in considerazione 510 stelle osservate nelle varie direzioni U, V e V doppio. Ecco, anche qui otteniamo delle campane simili a quelle che abbiamo ottenuto in precedenza con l'altro set di stelle, però con delle piccole differenze. Quindi a seconda del gruppo di stelle che vengono considerate, anche le velocità medie nelle varie componenti e il sigma, che sarebbe poi la dispersione rispetto alla velocità media di queste stelle, cambia notevolmente appunto in funzione dei tipi di stelle che vengono prese in considerazione. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è che queste distribuzioni, abbiamo detto, se le stelle avessero delle velocità più o meno isotrope e omogenee in tutte le direzioni, queste campane dovrebbero essere tutte delle gaussiane perfette. Chiaramente questo, come abbiamo visto, non è vero e tra l'altro, vabbè, i disegni che ho riportato qui sono decisamente molto approssimativi, quindi rispecchiano in linea di massima quelli che sono stati prodotti effettivamente da Binney e Merrifield, però lasciatemi un certo margine di errore nella graficazione di questi diagrammi. Però diciamo che in linea di massima il trend è questo, quindi campane più basse e più larghe per le componenti U, e più strette e più alte per le componenti V e V doppia. Comunque, questa è, diciamo, soltanto l'inizio per capire come effettivamente la velocità spaziale del Sole dipenda dal tipo di stelle che prendiamo in considerazione. Ecco, un'ultimissima cosa, prima poi di passare a dei numeri concreti per definire effettivamente qual è la velocità vera del Sole rispetto al local standard of reference, è questo, cioè voglio farvi vedere come sono distribuite le dispersioni che sono state ottenute nelle varie distribuzioni di tipo pseudo-gaussiano in questi due set di figure. Ecco, noi vediamo che se noi dovessimo rappresentare i sigma, quindi queste distribuzioni secondo la componente U, V e V doppia, noi vedremo che si otterrebbe una specie di ellissoide triassiale in cui l'asse maggiore di questo ellissoide triassiale
sarebbe questo, che mostra un angolo inclinato di qualche grado rispetto alla componente diretta verso il centro galattico, mentre in questo caso sia nella W che nella V abbiamo degli altri sigma che sono leggermente più piccoli. Ecco, questo piccolo angolo si chiama angolo al vertice rispetto alla direzione del centro galattico. Innanzitutto la dispersione di questi sigma non è una sfera perfetta, cioè vorrebbe dire che queste campane mostrerebbero sempre la stessa dispersione. In realtà, come si vede anche da queste figure, ci sono delle direzioni in cui la dispersione è maggiore e altre in cui la dispersione è minore. Di conseguenza, questo è l'andamento che effettivamente noi osserviamo. Bene, nella lezione successiva noi prenderemo in considerazione i vari gruppi di stelle, però dando un valore quantitativo e vedendo di trovare anche un modo per ricavare il vero valore del moto del Sole nello spazio rispetto all'Hooke Standard of Less, che sia indipendente dal campione di stelle che è stato osservato.